Sfera divagazioni, Bibbia, Isaia. Quora, in un articolo che definisco pura fantascienza, scrive: non esiste una estremità posteriore della sfera perché ha una simmetria, appunto, sferica. Ieri ho trovato la Bibbia Sarani del 1961, l'ho pagata e me la sono portata a casa anche perché qualche anno fa avevo gettato via tutte le Bibbie che avevo. La prima voce che ho cercato è stata Isaia 40:22 e anche questa Bibbia ha tradotto colui che siede sulla volta della terra e non, come scrive la Nuova Diodati, colui che è assiso sul globo della terra. Ed è giusto, sulla volta della terra, perché il mondo degli ebrei era questo, mondo piano in mezzo alle acque sopra, divise dal firmamento, non come la narrativa ufficiale dove ci indottrina fin da piccini iniettandoci che può esistere la pressione atmosferica senza alcuna barriera fisica dal vuoto infinito alla meno 10 torr dello spazio. Non vado a ripetermi perché ho già fatto le precise ricerche del termine chug, si pronuncia hug, che ogni volta per ogni Bibbia è stato tradotto secondo le proprie ideologie e per chi è interessato o interessata, attraverso indice alfabetico trova la voce versetti della Bibbia sempre per i predicatori, hug, cerchio, che assolutamente non significa volta o cupola né tantomeno cielo. Ricordate che Quora scrive: nessuna sfera ha estremità ed ho cercato questo termine solo su Isaia. Isaia 5:26: egli alzerà un segnale a una nazione lontana e le farà un fischio all'estremità della terra ed ecco, essa verrà veloce e leggera. Per chi non mi conosce, non credo alla Bibbia che è uno strumento di forte indottrinamento e di tremenda divisione. E anche se non è importante, osservate qui. Segnale, vessillo, bandiera, asta o palo. Potete fermare il video ad ogni schermata, così leggerete le quattro Bibbie italiane più quella dei Testimoni di Geova. Isaia 41:5. Le isole vedono e ne hanno timore, tremano le estremità della terra, insieme si avvicinano e vengono. Qui solo i testimoni hanno cambiato il termine estremità con confine, ma ci sta nulla di strano. Isaia 41:9. Sei tu che io ho preso dall'estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più lontane. Anche qui i testimoni amano il termine confine. Isaia 42:10. Cantate al Signore un nuovo canto, lodatelo dall'estremità della terra. Anche qui i confini, solo per i testimoni di Geova, ma attenzione. Cantate al Signore, cantate al Signore, cantate all'Eterno, cantate all'Eterno e cantate a Geova. Non entro in merito, ma Signore, Eterno e Geova hanno dei significati differenti. Isaia 43:6, dirò al settentrione, restituisci, e al mezzogiorno, non trattenere, fa tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra. Qui leggiamo settentrione, mezzogiorno ed estremità per tutte e quattro le Bibbie, mentre i testimoni hanno preferito usare nord, sud e come sempre confini della terra. Isaia 48:20, uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei, annunciatelo con gioia, diffondetelo, fatelo giungere fino all'estremità della terra. Non dimenticate che stiamo divagando sul termine estremità, non su altri termini per la traduzione. Isaia 49:6 e ha detto, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Troviamo sempre praticamente le stesse modalità di traduzione, ma i testimoni, a differenza degli scampati o dei superstiti di Israele, hanno aggiunto la nota a superstiti con quelli che sono stati protetti. Ultimo versetto di Isaia dove esiste il termine estremità. Isaia 62:11. Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Treccani, estremità. Il punto o la parte estrema, hanno digitato al plurale, il luogo dove una cosa ha termine. La superficie di qualsiasi sfera non ha termine e nemmeno inizio.
Vi ricordo il secondo canale YouTube, il prezioso indice alfabetico, il libro Il Risveglio e Canal 104 Plus Telegram. E per chi ama sostenere con l'energia monetaria del valore di un semplice caffè, può farlo cliccando su questa icona. Grazie di aver guardato.